mi limito soltanto a riprendere uno dei tanti punti che richiederebbero e meriterebbero di essere ripresi. Quello che riguarda ragazze e ragazzi che per difficoltà economiche non possono frequentare gli studi universitari. Quando avviene anche soltanto uno di questi casi, ne è ferito l'intero tessuto nazionale. Ed è questa un'esigenza prioritaria del nostro sistema. Vorrei anche aggiungere, rivolgendomi al Rettore e ai Rettori degli altri Atenei presenti, salutandoli con molta cordialità e ringraziandoli per la presenza, vorrei aggiungere la riconoscenza del nostro Paese per il ruolo che svolgono le nostre università, per il contributo decisivo, portante, che forniscono alla nostra vita sociale, per il contributo di elaborazione culturale che costantemente, pur tra difficoltà non marginali, esprimono e realizzano.